genere, siccome io sono integrato, la direzione italiana è un ente pubblico economico, per coloro che ricordano, lo sanno, non si tratta di università di studi, ma la produzione dell'università agraria viene dal latino universitas civis, cioè significa universalità dei beni di una determinata collettività a disposizione dei civis, cioè dei cittadini rispetto. Sì. L'università agraria, appunto, la genesi di questa forma di associazionismo risale a materia antica, risale dal Medioevo, in effetti la funzione classica latina è ubi feuda ibi de magna, che significa laddove c'è un feudo sicuramente c'è un de magna. L'università agraria di Alunia, insieme a quella di Tolfa, senza soluzione di continuità, rappresenta un demanio collettivo che, senza pena cosmetica, rappresenta il demanio collettivo più grande d'Italia. Se si fa solo eccezione per le regole ambezzane di coordinata ambezzo, che sono 17.000 ettari, ma lì è tutta un'altra realtà rispetto, diciamo, a quanto ci sono i mondi della Tolfa. L'università agraria di Alunia, tutte le università agrarie traggono origine istituzionale dalla liquidazione dell'ex Stato Pontificio, quindi parliamo di un'epoca storica post-unitaria, quindi successivamente al 1861, e la dorsale centrale, quindi Lazio, ma non tutto il Lazio, perché voi sapete che, diciamo, la conformazione del Lazio politicamente è un po' strana, perché dopo il Regno d'Italia ci ha avuto, diciamo, delle vicissitudini abbastanza particolari, perché a sud di Roma la provincia di Latina e Frosinone apparteneva al Regno della Sicilia, allo Stato Borbonico, invece la provincia di Roma, Rieti e Viterbo poi rappresentava appunto lo Stato dell'ex Stato Pontificio. Quindi è una realtà tipica della dorsale centrale di Lazio, Umbria e Marche, e una parte anche della Romagna. Dopo il 1927, quindi il fine precipuo dell'università agraria è stato quello di gestire dei mani collettivi delle collettività della provincia di Roma, di Viterbo, eccetera, eccetera. Successivamente, durante la storia, le università agrarie hanno avuto anche una valenza molto più importante istituzionale del demanio collettivo, che è quella ambientale. Con il notaraio vado subito al 2001, faccio un salto molto grande, e quindi con il novellato articolo 117 della Costituzione, per effetto della legge costituzionale nel 2, e quindi con la rivalutazione del principio di sussidiarietà, praticamente le università agrarie hanno avuto un ruolo fondamentale, proprio fondamentale, per quanto riguarda la tutela ambientale. Ci sarebbe da aprire una parentesi, perché poi le università agrarie, se da una parte hanno prestato il loro territorio in zona ZPS, quindi per un territorio non solo locale, ma addirittura con valenza europea, alcune volte abbiamo delle difficoltà per farci riconoscere, perché ancora negli ambienti romani si discute sulla personalità giuridica delle università agrarie. Tant'è vero che ho ricevuto una direttiva specifica del Presidente proprio in questi giorni di chiarire questa cosa negli ambienti romani, perché è paradossale che veniamo riconosciuti come titolari di un territorio che dal punto di vista ambientale è riconosciuto a livello europeo, e dobbiamo tutte le volte magari spiegare a Roma quello che siamo. Insomma, capite voi stessi che è un po' paradossale la cosa. Detto questo, quindi abbiamo intrapreso questo cammino col progetto LIFE, che adesso il dottor Pittico ci spiegherà durante le fasi, poi successivamente i dottori forestali, i biologi, così entreranno proprio in particolari materie in cui assolutamente non abbiamo nessuno, e quindi ci hanno avuto, come dire, una duplice veste l'università, quella di preservare l'ambiente e quella di far fluire questo ambiente, perché poi in una situazione assolutamente poco compatibile il territorio comunque deve essere a disposizione di chi lo vive sempre e comunque nel rispetto della natura. Questo LIFE appunto rappresenta, come dire, il coacervo, l'unione di un intervento ambientale e da una parte tutte quelle attività per qualificare meglio la fruibilità di questo ambiente. Io ho finito, passo la parola al dottor Picchi, che vi spiegherà proprio nello specifico le variazioni brevemente del progetto LIFE. Grazie. Buongiorno, io sono Stefano Picchi, coordinatore di questo progetto europeo che coinvolge l'Università Agraria di Alunieri assieme agli altri enti che vanno da Canale Monferrano a
fornire i rispettivi comuni, oltre alla riserva del canale Monterano. Standard 1 2000, che cos'è? Nel 1992 l'Unione Europea, con gli Stati, ha detto: perché non istituiamo delle zone protette in base strettamente alla rarità e alla qualità degli habitat delle specie che sono presenti, delle specie selvatiche, e così gli Stati membri hanno identificato sul territorio di ogni Stato, insieme agli scienziati e agli ricercatori, delle zone che possono essere questi acquisiti, cioè avere moltissimi habitat e specie rare. Qui ci troviamo vicino al Faggeto dell'Aluviere, che appunto è un sito di importanza comunitaria per la presenza di questo bosco molto particolare, dopo lo vedremo, e anche per la presenza di insetti molto rari, ed è contenuto in un'altra zona molto importante per gli uccelli, che è proprio la zona di protezione speciale per gli uccelli dei Monti della Tolfa. È per questo che qualche anno fa, con altri tecnici sul territorio, gli amministratori, è nata l'idea di sfruttare un'opportunità che l'Unione Europea dava, cioè quella di avere dei finanziamenti per fare una serie di interventi concreti che migliorassero lo stato dell'ambiente. Lo stato dell'ambiente era, in ognuno dei territori c'erano delle istanze, dei problemi da risolvere, e uno di questi era anche quello della gestione del pascolo, ovvero fare in modo che il pascolo fosse meglio distribuito sul territorio, e anche nel caso delle foreste che si riuscissero a fare degli interventi per, da un lato per migliorare la condizione degli uccelli, che potessero quindi trovare degli habitat migliori per nidificare. Qui nella zona ci sono delle importantissime specie come il miglio reale, c'è anche il grillaio, una specie di rapaci che nei Monti della Tolfa hanno uno dei pochissimi luoghi di riproduzione italiani. E nei prati, nei pascoli, nidifica l'occhione, un'altra specie molto rara, che ha un grosso occhio giallo, e anche nel documentario che abbiamo prodotto come uno dei tanti prodotti del progetto LIFE, che potete trovare su internet, c'è questa bella ripresa dell'occhione che va nel sonnino in mezzo al prato. Ecco, quindi in breve, con questo progetto LIFE siamo riusciti a fare degli interventi sul territorio, che qui stiamo vedendo, volti a migliorare la gestione dei pascoli, e quindi diffondere in modo più equilibrato il carico di bestiame, così che gli habitat di prato non sono stati rovinati. Poi si sono fatti anche degli altri interventi, cioè di diradamento dei pascoli, perché c'è il fenomeno del fatto che gli arbusti ricolonizzano questi pascoli, cosa che di per sé potrebbe sembrare così, ma invece non lo è, perché la grande biodiversità dei Monti della Tolfa, che è un hotspot di biodiversità, cioè un punto, diciamo, dove la biodiversità in Italia è tra le più alte del paese, è proprio mantenuto da questa coesistenza di paesaggio naturale e antropico, cioè è un territorio che è così da centinaia d'anni proprio in virtù degli usi che vi vengono svolti, e di cui le universitarie sono spesso i gestori, perché si occupano di gestire il pascolo e tagli forestali nel territorio. E quindi questa coesistenza delle due tendenze, quella della natura e quella dell'uomo, ha portato comunque una stabilità, un paesaggio con un'altissima biodiversità, che però necessita di essere mantenuta. Recentemente siamo andati anche a visitare altre realtà per vedere se stiamo andando nel verso giusto, se anche noi abbiamo qualcosa da imparare dagli altri. Siamo andati al Gran Sasso, dove abbiamo incontrato il Parco Nazionale, che sta portando avanti i vari progetti live. E così l'anno scorso siamo anche andati in Estremadura, perché una delle idee del progetto è sviluppare, anche dare degli input al turismo, all'ecoturismo. E Estremadura, la regione spagnola vicino al Portogallo, è una delle regioni più importanti per questa organizzazione, che fa sì che oggi almeno 20.000 turisti all'anno vadano lì solo per vedere la natura e vedere i rapaci, che gli uccelli rapaci che sono qui, che vivono in quel territorio. Queste sono alcune immagini di quella visita. Quindi, per concludere, è un'iniziativa molto concreta, che abbiamo visto anche molte attività di divulgazione, di cui questa è una delle tante, quella di cui ci troviamo. Poi vi daremo anche del materiale che è stato prodotto dagli enti sul territorio, insomma, coordinate, quindi sono delle guide, abbiamo fatto la guida.
guida di Alumiere, alla natura di Alumiere, poi abbiamo fatto la guida alla natura di Marziana e la guida alla natura di Tolfa. Adesso verrà pubblicata la guida alla natura di Canale Monterano, tutte con una grafica coordinata per cui uno se lo può tenere e anche con una cartografia allegata. A questo punto direi di concludere. Sì, un'altra delle attività, sono moltissime, ne cito solo alcune perché è facile dimenticarsi, è quella del vivaio. Sia a Manziana che a Valumiere abbiamo preparato, previsto nel progetto, rifatto un vivaio raccogliendo il seme autoctono delle piante che vivono nel faggeto e quindi allevandolo. In questo modo siamo riusciti a ottenere circa 4.000 giovani faggi. Adesso qua vediamo le fasi di costruzione del vivaio, che serviranno proprio a rimpinguare. Sappiamo che il faggetto ha qualche defaianza, ogni tanto cade qualche albero, però ogni tanto ci sono delle... Ecco, vedete qui le giovani piantine che nell'ambito del progetto Life stanno crescendo. Questo è l'inizio, quando sono appena nate, poi adesso sono già un po' più grandicelle e dentro l'anno verranno piantate nei luoghi dove è necessario risarcire insomma delle palazze degli alberi. Piacere vedere che esce queste belle piantine che hanno un genotipo locale, perché ovviamente siamo una faggeta. Scusa, si può fare o altre senza quest'aria? Questo lo faccio. Sì. È così. Quindi, la caratteristica di questo è che abbiamo preso il faggio direttamente sul posto per mantenere appunto il genotipo e tutte le caratteristiche di faggi presenti già qui che si vanno a piantare. E poi abbiamo appunto la questa pianta che sarà una ciancina di nei prossimi giorni verranno trasferite dal sito dove appunto stiamo portando le avanti, verranno inserite all'interno del faggetto, ma non messe in mora ancora, soltanto per fare ambientale a livello di clima, di ambiente, di posizione, di vento, di tutto quanto. Quindi verranno trasferite al faggetto e poi successivamente, quando appunto i tecnici diranno che è il momento di inserire all'interno della dimora, all'interno del bosco verranno create anche queste zone di riattivazione di nuovi faggi, perché purtroppo il faggetto è qualcosa di particolare, come dicevano, allo stesso tempo purtroppo è in difficoltà dovuta sia all'inquinamento che a un fatto di climatico che c'è tutto qua. Riguardo agli interventi forestali, oltre a quello del faggetto che avete visto di paio, nelle località di Frettara e Montegliani sono stati effettuati due interventi. A Frettara è stato fatto un avviamento ad alto fusto, cioè era un bosco che era un cedro invecchiato, sono stati praticamente lasciati solo gli alberi più grandi. Adesso a Frettara quindi troverete un bosco molto bello perché ha alberi molto grandi e sono stati anche recintati con cinzioni in modo da evitare che i capi di bestiame vadano a bucare le giovani piantine che serviranno poi a, diciamo, a fare dare al bosco un aspetto più naturale. A Montegliani è stato fatto invece un avviamento a ciclo composto, cioè che cos'è il ciclo composto? È un bosco che è composto non solo da grandi alberi, ma grandi alberi con sotto un'altra fascia di alberi che invece potranno continuare a essere utilizzati e tagliati. In quel modo però, si preserva l'attività naturale di un bosco di grandi alberi, quindi i rapaci potranno continuare a fare il nido come hanno sempre fatto, ma c'è anche la possibilità comunque di utilizzare questo bosco. Qui per quanto riguarda il discorso dei boschi, qualcuno si spaventa perché dice andate a tagliare dei boschi perché volete fare un discorso economico, no, assolutamente no. Abbiamo tagliato questi posti, abbiamo più che altro fatto un'opera culturale del bosco, ossia l'abbiamo assistito. Visto e considerato che avevamo questi posti che sono stati indennizzati negli anni passati, ossia per prendere subito, diciamo, solo tranquillamente, per prendere tutti i soldi hanno fatto la scelta di lasciare i posti in piedi, non guardando magari le caratteristiche del territorio, dell'esposizione, dei posti stessi. E quindi siamo trovati con l'arco degli anni che gli enti, non soltanto gli enti legali, ma più che altro erano un fenomeno diffuso soprattutto dalla Regione Lazio, hanno percepito subito l'indennizzo dei posti per mancato taglio e poi i posti hanno continuato a vivere. A vivere non c'è tutto, perché chi di voi magari ha fatto una passeggiata a Montegliani oppure a Frettara ha visto che purtroppo i posti stanno quasi morendo. E come diciamo spesso tra noi, diciamo, sta diventando un campo da bocce perché non è più un bosco. E quindi abbiamo intrapreso questa iniziativa. Purtroppo in un primo momento non abbiamo avuto supporto della Regione Lazio, perché l'abbiamo voluto prendere già la vecchia amministrazione, che poi hanno intrapreso questo taglio di posti, taglio culturale. Di Tirato per quanto riguarda Frettara e c'è il nuovo posto per quanto riguarda. Però la Regione Lazio ricordava che no, ormai erano boschi invecchiati, non andavano più tagliati, perché i boschi invecchiati non ricacciavano, quindi il posto non sarebbe minato. Per fortuna abbiamo avuto tecnici competenti, amici soprattutto, che
che hanno intrapreso questa nuova iniziativa del progetto Lani, che siamo andati in Europa portando vari casistiche, innanzitutto l'inquinamento, siamo vicino a Civetto, che sta l'inquinamento del porto, che sta l'inquinamento della centrale, sono tanti inquinamenti. Quindi piante giovani avrebbero abbattuto l'inquinamento, il primo motivo. Il secondo motivo, fatto fisiologico, facendoci una passeggiata all'interno dei boschi, le piante si stavano a terra, stavano fuori. Quindi l'Europa ha condiviso questa nostra scelta e ci ha dato la possibilità. Abbiamo tagliato l'altro anno 25 ettari e quest'anno 20 con i professionisti. Abbiamo recintato tutti quanti i boschi perché c'era la tradizione scorretta o come sia, che magari dobbiamo mettere dentro a Pasqua dentro i tagli, dobbiamo mettere il bestiame dentro il Pasqua. Abbiamo ceduto la taglia del bosco, recinzione con verde di un altro bosco, in maniera che il bosco riuscisse. Quest'anno appunto facendo già dei lavori, e qui c'è stato il tecnico, progettista, direttore dei lavori, Telloni, Alessio appunto che ha seguito, prima l'amministrazione ci deve mettersi a disposizione, se logicamente da noi magari stanno delle naturalistiche ambientali, compagnie aperte, esperti. Siamo a disposizione per il prossimo futuro magari per organizzare qualche escursione anche all'interno degli altri posti. Non ci vogliamo sostituire a nessuna guida o professionisti, come diceva appunto prima il segretario. Noi siamo amministratori, ci stanno i tecnici e ognuno deve svolgere il proprio lavoro. Però ci sembrava giusto oggi appunto con Chiara, abbiamo organizzato la giornata appunto mettere a conoscenza degli interventi che si stanno svolgendo all'interno di tutti i comuni, quindi anche quello che iniziale. Abbiamo intrapreso questa appunto questa piccola didattica appunto di riposo, poi che sarà da camminare tranquillamente, dove abbiamo illustrato i progetti. Ora ci andiamo allo specifico per quanto riguarda il discorso del faceto. Passando. Io faccio la sorella. Comunque quando andiamo su, diciamo, il gruppo è bello massiccio e magari faremo sicuramente un bel cordone lungo. Comunque tra di noi, diciamo, al di là che ci stanno di due che sono messe a disposizione, che è la dottoressa Pasquini Barca, il dottore Forestale, e siamo all'altra Sara, che è la bioga per quanto riguarda l'Università Roma Tre, che stanno facendo degli studi di Roma Tre dei campionamenti all'interno del posto, appunto la Rosaria Alpina e altri insegnanti. Partendo questa mattina alle 9 è iniziato già per i campionamenti. E sarà a disposizione un lungo percorso appunto per illustrare tutte le attività che ci stanno. Comunque tra di noi sta approfitto anche Alessio Terroni, vedo che il dottore Forestale, c'è sta pure altri colleghi, altri amici che conoscono molto bene il Pagero, c'è sta Angelo Vignani, che conosce veramente meglio di me, c'è sta tante persone che magari durante il percorso possiamo scambiare qualche idea, qualche cosa e andare avanti. Quindi chiudiamo live, parte e passiamo. Allora, ovviamente, visto che siamo stati nel Museo del Lumiere, diciamo, raccogliamo tutta la storia di questo territorio. Però la storia particolare... Allora, la storia particolare di Alumiere è la scoperta dell'alluvio, questo minerale che poi ha dato vita alla nascita del paese. Non so se conoscete l'alluvio, magari ti ho sentito dire, questo minerale che nel Medioevo e nel Rinascimento aveva un'importanza fondamentale. Prima di essere, diciamo, estratto sui monti della Toga, veniva acquistato dalle paesi orientali. Per, diciamo, vicende politiche, fu intrapresa una campagna di ricerca su tutto il territorio italiano. La campagna fu, diciamo, attivata dallo Stato Pontificio e nel 1460, all'incirca anno più o meno, venne individuato sui monti della Tolfa da un certo Giovanni da Castro che lavorava per lo Stato Pontificio. Diciamo dal 1460 al 1940 sono state aperte le cave di alune, l'estrazione attiva, quindi è durata questa attività 500 anni. Il territorio di Piemonte della Torba, che è bellissimo, sia dal punto di vista naturalistico ma anche morfologico, tutte queste escavazioni che si vedono, tutte queste forre, sono in realtà l'attività di questa estrazione dell'allume, che gran parte è avvenuta a cielo aperto. Diciamo che durante il percorso dell'allume visiterete, sempre diciamo da quello che è rimasto, delle cave a cielo aperto. Antiche, risalgono al 1500 la cava del silenzio e l'altra che vedete da sopra una delle più grandi che è la cava, diciamo, che adesso c'è stato impiantato il campo sportivo, per farvi vedere com'era l'attività, diciamo, l'attività estrattiva. E poi visiterete soltanto da fuori una galleria sotterranea. Allora, l'importanza di questo minerale era fondamentale, era paragonato al petrolio di oggi perché veniva utilizzato nell'industria dell'epoca, sia nell'industria, diciamo, farmaceutica, sia per la concia del pesame, sia per la conservazione del cibo, viene utilizzato nell'industria del vetro e poi aveva la proprietà di fissante del colore, quindi era largamente utilizzato nell'industria tessile. E diciamo che brevemente vi ho fatto la storia. Questo palazzo, dove siamo adesso, questo era proprio il palazzo che
fatto costruire nel 1500 come palazzo della direzione di questa attività industriale. Questo dove stiamo adesso era proprio la sala, cioè il palazzo nobile, dove venivano, dimoravano le persone, le altre personalità ecclesiastiche quando venivano a controllare questa attività mineraria. Infatti non so se ci avete fatto caso, c'è questo altare singolare, l'altare, c'è un armadio muro che racchiude un altare che è stato aggiunto, diciamo, successivamente alla costruzione del palazzo. Allora, io vi volevo, siccome il museo è molto, diciamo, molto grande, magari a piccolo gruppo possiamo vedere la parte proprio che riguarda l'allume. In particolare, l'allume che si trova naturalmente non è l'allume, ma in generale è l'arnite. L'allume è il prodotto trasformato di questo minerale che si trova naturalmente e, diciamo, la trasformazione dal minerale al prodotto ci vogliono circa 40-45 giorni di lavoro e 4 fasi di lavorazione, quindi era un processo molto molto complesso, quasi alchimista. E quindi soprattutto queste, cioè, sono stati, diciamo, per 500 anni questa attività di escavazione che in qualche modo ha modificato tutta la morfologia del territorio e di conseguenza ha tagliato i boschi, perché però c'è da dire una cosa, mi ricaggio anche se non sono forestale, siccome per la trasformazione del minerale ci volevano 4 fasi di cottura, quindi ci voleva tanto, diciamo, legname, già nei primi anni, già nel 1500 c'era una tutela di boschi, quindi venivano tagliati i boschi maturi, io non sono forestale, proprio maturi, però c'era l'obbligo degli appaltatori, perché l'attività mineraria veniva data agli appaltatori, soprattutto erano gestiti da famiglie nobili, fiorentine, genovesi e senesi, e appaltatori avevano l'obbligo di rimpiantare nei boschi, e soprattutto anche collegata alla nascita del castagno a quel periodo, perché fu introdotto il castagno come pianta di sussistenza, quindi un albero che dava anche, diciamo, allora, piccoli gruppi, vediamo un allume. Ah, una cosa, prima di alzarvi. Io ho sentito il tecnico che ha parlato di questo famoso coleottero, la Rosaria Aquila. Se volete vederlo, noi ce l'abbiamo nelle scatole entomologiche. È un coleottero in origine blu, adesso ha perso il colore grigiastro. Quindi lo potete vedere. E poi andiamo a vedere la parte che riguarda la luce. E poi perché ti trasferiamo tutto al parcheggio? Una cosa, quanto passato potete prendere? Questa è la guida delle. Veniva poi recuperato il liquido, diciamo, superfluo e veniva utilizzato per bagnare le rocce, quindi era una catena. Diciamo la massima attività estrattiva è avvenuta tra il 1500 e il 1600, anche perché siccome tutto, diciamo, il commercio dell'allume era sotto lo Stato Pontificio fece, diciamo, un monopolio che tutti i paesi cattolici europei dovevano acquistare quello proveniente da Monte Radolfo. Quindi tra il pena scomunica. E invece un altro, poi addirittura c'erano anche delle altre cave in Italia, le cave verso, diciamo, Napoli e in Toscana, che li compra, li chiude e rende attive soltanto quelle dei Monti della Talpa. Poi, diciamo, nel 700 vengono scoperte altre, diciamo, miniere all'estero, in Germania, in Inghilterra, e vengono aperte. Però fino al 600 c'era questo monopolio, quindi tutti dovevano acquistare. Addirittura si pensa che praticamente il porto di Civitavecchia non bastava più e si era aperto il porto di Santo Stefano, quindi da qui, da Civitavecchia, andavano verso la Toscana e dai porti veniva distribuito in tutta Europa. Ma era giusta la scomunica, perché sennò si aiutavano i nemici della cristianità. Sì, io perché non l'ho detto, ma tutta la scoperta dell'allume perché è dovuta ai turchi ottomani. Sì, turchi ottomani. Perché, diciamo, quando date l'impero romano d'Oriente, che cosa fanno i turchi? Siccome proveniva maggiormente da Turchia, l'allume.
certo. Alzano il prezzo, dice tu. Vuoi l'allume, ti serve un prodotto indispensabile in qualche modo, quindi lo devi acquistare. Allora lo Stato Monte ci fa una campagna che non bisogna acquistare il minerale dai turchi, ma bisogna praticamente ricercarlo. Trovato qua fanno proprio una battaglia che tutti i proventi dell'allume poi sono serviti per le battaglie con sempre il nome della fede, Sì, sempre il nome della fede, sicuramente. Però si dice che un appaltatore... Chi se faceva male, insomma, era perdonato. Venite da Roma, qualcuno? Sì. Tanto, quindi... vabbè, il palazzo della Farnesina, un palazzo bellissimo, quello è stato costruito con i proventi dell'allume, perché l'appaltatore, chi l'ha costruito? Era un appaltatore... Forse l'appaltatore più importante di allumi era Agostino Chigi, un senese, che ha gestito queste cave per 20 anni, e lui con è stato bravissimo nella gestione di questa miniera, è diventato l'uomo in quel periodo più ricco del mondo, perché è riuscito a sfruttare e si è costruito quel palazzo bellissimo. C'è la famosa leggenda di questo Luigi, no? Che inventava, invitava, diciamo, a cena nel suo palazzo, poi utilizzando delle stoviglie pregiate, posate d'argento, poi alla fine li faceva buttare tutte perché sul Tevere, nel Tevere, poi in realtà c'era una leggenda, era quanto era ricco, per lui poteva. Lui era chiamato Agostino il Magnifico. Guelfo. Sì, o bianco o rosa, secondo l'alterazione, siccome le nostre, diciamo. Ugo. Sapete questo insettino che è dannoso per il castagno, no? Questo insetto che è stato introdotto, mi pare, dal Giappone e dalla Cina, vengono sempre da lì. Sì. E è questo insetto che praticamente è un defogliatore, si mangia tutte le foglie, fa queste galle in prossimità dei getti nuovi, e poi dopo c'è il problema che non fanno le castagne. Infatti ci sono stati periodi, negli ultimi 10 anni, un abbassamento della produzione. Perché c'è stato l'innalzamento dei prezzi? Ce ne stavano poche, sì. Infatti la castagna è 1 euro. Sei legale, stai prezzano una, vendono, cioè, una volta vendevano le castagne, adesso vendono 1 euro a castagne. Prezzano una, vendono le castagne che vengono dalla Romania. Quello è quello è l'agrifoglio che ha fatto le bacche, sì. Pure quello è di olio, pure quello è di olio, sì. E lì c'è un'orchidea che ormai è stupenda. Dobbiamo aspettarci. Vabbè, ma è finito il periodo della florida delle orchidee. Ormai sfiorita, ma è finito ormai la fioritura delle orchidee. Vedere se sono le orchidee che sono due sono scattolici. Come c'è lì? Mamma, noi siamo qua.
praticamente un insetto Ormus che ha un antagonista del cinese. Hanno fatto un e ricominciamo vabbè comunque bottino, che da 5 bottini e lì sotto abbiamo un sito bellissimo, è soltanto un bosco, diciamo, ci stanno grossi camminari, però è bellissimo perché ci stanno bei faggi, sulla parte più bassa davanti all'acqua ci stanno dei faggi fantastici, grossi e belli. Quindi lì sotto si chiama gli sbroccati, sbroccati sbroccati. Ah, perché si chiama gli sbroccati? Non mi ricordo, perché si chiama gli sbroccati? Tagliato completamente nel senso di sbroccati. Capito, stato in ora il prossimo percorso questo percorso come avete visto ci stanno dei punti, ci stanno delle segnalette, il passone con la cresta sopra arancione, segnalazione del progetto Life, perché i lavori sono in corso, non sono terminati quelli del progetto Life, tant'è vero che lungo il percorso potete trovare anche tabelle che ancora sono rotte, che sono abbandonate, che sono sostituite, però non sono stati rimossi, soprattutto per metterlo nello stesso punto, nonché trovate anche dei castagni, degli alberi tagliati 1,50 m, 2,50 m, non perché il tagliatore che è venuto qua l'ha fatto, che era ubriaco, era sbroccato, non era sbroccato, ma perché abbiamo avuto delle indicazioni appunto dall'Università Roma 3, da Giorgio, poi vi spiegherà la prossima tappa, per poter mantenere degli insetti che sono particolari nel vostro faggeto, quindi sono stati tagliati in maniera corretta a 1,50 m. E, qui, e poi ci stanno altre piante che come vedi sono pure incrociate, che stanno cadendo, secche e compagnie belle, che saranno opere di rinnovamento del bosco nei prossimi mesi. Appunto come dicevo, quelli che mi stavano vicini, oggi magari avete fatto un primo escursus del bosco faggeto, magari ci vediamo il prossimo anno e mi auguro che lo troviate a livello ambientale, bello come lo trovate oggi, a livello magari di sistemazione e organizzazione un po' meglio. No, andiamo avanti giù. Stiamo andando verso. Questo è vecchi che comunque naturalmente iniziano il loro processo di decadimento perché a parte che sono vecchi poi vengono attaccati dai funghi e poi a mano vengono colonizzati da degli insetti e c'è una successione, prima iniziano un tipo particolare di insetto, poi ne viene un altro e un altro ancora. Quindi questi alberi vetusti sono proprio una fonte di biodiversità incredibile, cioè dovete immaginarlo come una sorta di condominio dove ci sono tantissime specie diverse, tra cui, e diciamo che lì poi si instaura tutta una catena trofica, ma quella che poi è più conosciuta come catena alimentare, perché questi insetti che vivono negli alberi vetusti poi sono fonte di cibo di altri animali, come per esempio i picchi, conoscete i picchi, no? Qui ci sono il picchio verde, il picchio rosso maggiore, c'è anche il picchio rosso minore, e i picchi a loro volta, che si nutrono di queste larve che sentono camminare nel legno, con la loro attività di, diciamo, loro scavano i nidi, hanno questa attività appunto di picchiettare e scavano i nidi, che vengono occupati per lo più una volta sola dai picchi e quindi fungono poi come rifugio per altre specie, per altri uccelli come le cince, il picchio muratore o la passera macugna, insomma altri uccelli, o anche per rettili, anfibi, perciò si instaura proprio tutto un collegamento importantissimo che parte proprio dall'importanza di questo albero vetusto, che invece tendenzialmente quando si vede un albero vetusto che sembra malato perché sembra attaccato dagli insetti si tende a tagliare, invece no, è una perdita importante di biodiversità. Lì vedete la rosalia alpina che è un cerambicino, un coleottero, ed è importante perché ho sentito prima che avete parlato anche di SIC, no? Ovviamente siamo in SIC. E questo SIC è importante perché presenta degli insetti protetti dalla direttiva europea. La rosalia alpina è uno di quelli, è un insetto protetto dalla direttiva europea, ma non c'è solo quello qui. Qui c'è anche l'osmoderma eremita, non so se l'avete visto nella scatola entomologica, non so se ce l'avevate, okay, che è ancora più raro della rosalia alpina e sta qui ad Alumiere. C'è il Lucanus cerbus, quindi il cervo volante che sta qui ad Alumiere, con la rosalia alpina fanno tre. E poi c'è quello che sentivo prima parlare di pesaferro. Il pesaferro, che non è quello lì, però comunque sia sempre un cerambicine, è sempre un cerambicine infatti, ed è il Morimus, quello che io adesso sto campionando, il Morimus asper, che in direttiva c'è
La forma Funereus, ma in realtà sono la stessa specie, quindi ci sarà poi probabilmente un cambiamento di questo. Quindi c'è anche il Morimus qui, perciò, insomma, facciamo sempre e questo è... Eh sì, sono quasi tutti neri, qua sono molto robusti come insetti. E quindi questi sono legati agli alberi vetusti perché il loro ciclo vitale, la fase larvale, si sviluppa proprio all'interno dell'albero. Si nutrono del legno morto, quindi l'importanza degli insetti saprofisici sta proprio nella loro capacità di riutilizzare tutto il materiale organico degli alberi che poi quindi ritorna a tutto l'ecosistema, ok? Quindi è tutto un riciclo di materiale, perciò sono importanti per questo. Gli alberi che diceva prima Antonio che sono stati tagliati a una certa altezza, perché? È stata un po' un'indicazione che gli abbiamo dato noi, tanto dovevano tagliarli. Allora abbiamo detto loro, siccome questi insetti sono attratti da questi, dagli alberi vetusti, ma anche alberi morti in piedi, gli abbiamo consigliato di lasciarli a una certa altezza, un metro e mezzo, in modo tale che ci sia sostanza, cioè c'è legno, che nel tempo potenzialmente potrà essere colonizzato da queste specie. Quindi piuttosto che portare via tutto, tagliare raso, se si può lasciare un metro e mezzo almeno di legno, è utile per queste specie. E la rosalia in particolare è associata al faggio e la popolazione che c'è qui è un po' piccolina, perché comunque perlomeno sembrerebbe essere un po' piccolina, veramente esigua, però ci sono anche delle fluttuazioni, un anno magari trovi tanti insetti, l'anno dopo ne trovi di meno, l'anno dopo ancora meno trovi tanti, è proprio, fa parte proprio del ciclo biologico di queste specie. E niente, che altro posso dirvi? Ah, qua, che ovviamente ci sono, questi sono coleotteri, no? E non so se sapete la differenza, insomma negli insetti ci sono tanti tipi di coleotteri. Questi sono i coleotteri che hanno, poi magari per farci un meglio, hanno il corpo molto robusto e hanno le elitre, la sostanziale differenza da tutti gli altri insetti è che hanno le due paia d'ali. Quelle membranose sono sotto, queste più dure, che sono chiamate elitre. Questo in particolare non è un saproxilico, l'ho trovato giusto per farvelo vedere, per farvi vedere com'è un coleotterino. E questo lo trovate anche sui funghi, si nutre anche di funghi, anche coprofago, quindi anche sugli escrementi. E giotrupide, questo è giotrupide. Mentre questa qui, ok, guardate. Okay. Però vedo che ha lasciato. Mamma mia. Allora, questo invece è un saproxilico ed è della famiglia degli scarabeidi e sottofamiglia, vabbè, cetonini, di cui fa parte anche lo smoderma eremita, ok, era quello per poterlo dire. E quindi questi insetti praticamente vanno, quando trovano la pianta idonea, che generalmente è una pianta deperiente, con legno morto, depongono le uova, dalle uova poi esce fuori la larva che si sviluppa all'interno del legno morto. E poi quando esce l'adulto, questi in particolare poi sono floricoli, quindi da larva si nutrono del legno morto, ma da adulti poi vanno sui fiori. Ma questo è il cucciolo? No, questo è l'adulto. Questo è l'adulto. Questa è l'adulto. Fai la biologia, sì, depongono le uova, poi dalle uova c'è la larva. La larva di questi insetti, ecco perché sono particolari e per la conservazione sono importanti, perché lo stadio larvale di questi insetti dura molti anni, dai 2 a 3 anni, perciò ci mettono tanto per svilupparsi. Quando poi invece escono fuori da adulto, vivono generalmente una stagione e quindi approfittano di questa, della stagione estiva per riprodursi le uova. E rideporre le uova e quindi portare avanti la loro specie. Quindi 3 anni sono tanti. 3 anni sono tanti. Per questo non c'è tanta popolazione. E quindi la cosa importante per quanto riguarda la conservazione di questi insetti è proprio mantenere questi alberi morti, questo legno morto a terra, perché se viene prelevato tutte le uova, tutte le larve. E quindi si dà proprio un grosso problema, insomma, a questa specie poi per andare avanti, okay. Perciò quando io sento un pochino le persone che mi dicono, perché poi non so se qualcuno di voi mi ha incontrato qui, perché io ci vengo spesso, quindi, e mi dicono, ma non si può fare qualcosa per tenere questo bosco pulito, più pulito? E io dico, signori, in realtà il pulito non è che aiuta tanto, perché il legno morto a terra è importante, proprio perché sia per questo insetto, ma poi perché ritorna tutto al suolo, rifertilizza tutto, è tutto... Senti, scusa. Questa, che cos'è? Cos'è questa? Come si chiama? Questa è una farfalla.
Sembra una piramide. Triangolare così. Presa. Processo di decadimento.